Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, un video veloce perché parlerò di una partita che non ho visto, quindi saranno solo, si ragionerà sugli spunti e non su, ovviamente non su commenti visivi, ma solo su dati. La Juventus Under 23 che ha fatto un amichevole contro la Imolese, squadra anch'essa di Serie C, ovviamente di Imola. Potrebbe capitare nel girone della Juve, bisognerà vedere insomma i sorteggi come andranno, però potrebbe anche capitare. E niente, allora, con l'Imolese finisce 3-1. Da segnalare la tripletta di Mavidi, giocatore che abbiamo visto anche, almeno l'ho visto anche nelle due partite di Coppa con il Cuneo e con l'Albissola. E effettivamente già negli altri video dissi, attenzione che stiamo parlando di un ragazzo che è sopra la media rispetto agli altri. Chiaramente la Juve, che se ne dica, non è una squadra, secondo me, per vincere a mani basse il campionato. Secondo me dovrà puntare prima di tutto a salvarsi. Dopo la salvezza può cominciare a pensare a qualcos'altro. Posso dirvi che comunque questo ragazzo da tenere d'occhio perché ha un senso del gol veramente importante. E, tra l'altro la Juve era andata sul 2-0, poi aveva trovato il 2-1 l'Imolese, poi bravissimo Mavidi a chiuderla di nuovo. Insomma, credo che la Juve sia sulla strada giusta già dall'inizio, nel senso che abbiamo imboccato la via giusta già dalle partite contro Cuneo e dal Bissola. Il problema di quelle due partite, secondo me, è intanto era la sicuramente forma fisica, ma soprattutto la forma, l'amalgama, che è una squadra, questa è una squadra completamente nuova, perché è vero che molti facevano parte della primavera l'anno scorso, però ci sono stati tanti nuovi acquisti e sono i nuovi acquisti che fanno la differenza, perché ad esempio Alcibiade, che è il difensore centrale, con la sua esperienza fa la differenza. Emanuello farà la differenza con la sua esperienza. Insomma, quindi Mavidi già capisci che è un giocatore di un'altra categoria. Quindi attenzione, devo dire la verità, non credo che questa squadra vincerà il campionato a mani basse. Spero possa lottare però per una promozione, perché secondo me poi magari non viene promossa, per carità, perché non è che poi non ti può andare sempre bene qualunque cosa fai. Il primo anno delle donne vince il campionato, non è che per forza l'Under 23 al primo anno deve vincere il suo campionato. Però possiamo dire che due cose: tanto che comunque è la migliore squadra B dell'italiana, anche perché è l'unica, quindi già in automatico è la migliore squadra B italiana. E credo sinceramente che la squadra B della Juve, secondo me, giocherà per i playoff, cioè per entrare nei playoff. Spero di essere sbagliato, nel senso mi piacerebbe vedere una Juventus al vertice. Devo dire che l'Imolese non sarà una squadrone, però è una squadra che secondo me è già un buon test, perché battere comunque l'Imolese 3-1, seppur in casa, è già un inizio importante, secondo me. Insomma, sono molto molto convinto che la Juve farà bene e aspettiamo l'inizio del campionato, anzi aspettiamo anche i sorteggi per vedere in che girone finirà la Juventus Under 23. Chiudo qua il video ragazzi e vi do appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao!